Ragazzuoli, ciao a tutti. Come si è visto nel video del primo allenamento della Juventus di Pirlo, verso la fine c'era Pirlo assieme a Cristiano Ronaldo, assieme a Dagnelli e assieme a Paratici, no? Quindi tutti abbiamo capito, per forza di cose, che Fabione Paratici da Londra è tornato. Io nel dubbio, infatti, prima come sempre vi invito a scaricare OneFootball per ricevere notifiche e informazioni sul mondo della Juventus e sul calciomercato, proprio perché appunto Fabione Paratici lì a Londra qualche giorno così, solo che alla fine di notizie, cioè, non ce ne sono, nel senso, che cosa è andato a fare alla fine nell'atto pratico Fabione Paratici a Londra? Giustamente, dato che ci sono alcuni di voi che me lo chiedono, se so qualcosa, visto poi il rapporto che ho con Romeo Nagresti, che ogni tanto qualche dritta a livello di mercato me la dà, se ha qualche notizia così me la butta lì. Però sto giro, cioè, nessuno ha nulla. Quindi nel momento in cui io non lo so, cos'è che faccio? Lo chiedo a voi. E infatti, alla domanda, cos'è andato a fare Fabio Paratici a Londra? Voi avete risposto a bere il tè delle 17. Scambio Zappacosta De Sciglio. Non sarebbe neanche male, eh? Qualcuno ha già detto a puttane? Nel dubbio. Una vacanza per staccare un po' dal troppo lavoro fatto sul calciomercato. Sì. Chiedere all'Arsenal come si vince la Champions. E anche noi. Vendere Rugani in qualche lavapiatti delle birrerie. Perché no? Ha cercato un mercato del pesce per vendere quei 3-4 baccalà che abbia Birrosa. Questo è possibile. È andato a prendere del fish and chips per convincere Higuaín ad andarsene. E vedendo quello che ha detto Pirlo ieri, probabilmente ce l'ha anche fatta. Cercava un ristorante da 100 euro, ma con 100 euro o con 10? No, perché comunque cambia. In verità ha sbagliato aereo. Voleva andare nei quartieri a luci rosse di Amsterdam. Beato lui. Aveva un incontro con la regina Elisabetta. Dato che comunque giustamente si sta parlando di svecchiamento, lì vai sul sicuro. Anche perché, appunto, vedendo l'età media dei giocatori della Juve, per me sta cercando di portare la regina Elisabetta nella Juventus Women. Può essere. A prendere il Big Ben. Serve un altro palo della luce per rimpiazzare Khedira. Triste realtà questa. È andato a prendere il tè con la regina Elisabetta, proponendogli lo scambio Rugani Principe Harry, che in caso butta via. A imparare a uscire dall'Europa come solo gli inglesi sanno fare. Beh, oddio, in caso a insegnare agli inglesi come uscire dall'Europa, dato che la Juventus in questa purtroppo è maestra. La mafia juventina sta tramando piani internazionali. Forse è vera la Madonna, ragazzi. Semplicemente è così confuso che avrà sbagliato volo. Da prendere in considerazione. A sincronizzare bene il suo orologio guardando il Big Ben. Il lavapiatti. Banalmente. A raspare sul fondo del Tamigi per vedere se riesce a trovare qualche mummia a parametro zero da pagare 6 milioni l'anno. Khedira sarebbe fiero di lui eventualmente. A scambiare Dybala per Micheswell. Che tra l'altro, infatti, bisogna ricordare che proprio l'anno scorso a Londra Paratici era riuscito a trovare l'accordo con il Manchester United per portare Lukaku a Torino e mandare Dybala a Manchester. Poi non è avvenuto. E va bene così. Detto ciò, ragazzuoli, una cagata delle mie, un video ironico per comunque inserirvi anche all'interno di un video, giustamente per ricambiare tutto l'affetto che mi avete dato. Fatevi una risata, non vuole essere un video pesante. Sicuramente Paratici è andato a Londra per un motivo, sicuramente avrà incontrato dei dirigenti piuttosto che dei procuratori. Non sto qui a dire che riuscirà nel suo intento, però quantomeno è ovvio che non sia andato lì così, per fare la gittarella. Magari è andato lì per proporre delle trattative, alcune andranno bene, altre andranno male, ci può stare, rimane sempre comunque la legge del calciomercato. In attesa di ulteriori novità, perché comunque veramente vedendo quella che è stata la conferenza di Pirlo, è possibile che nei prossimi giorni ci siano delle novità importanti sia in entrata che in uscita, soprattutto in uscita sentendo appunto quelle che sono state le parole su Gonzalo Higuaín. E niente, eventualmente noi siamo qui. Fatemi magari voi sapere qui sotto con un commento per quale motivo secondo voi Fabione Paratici è andato a Londra. Io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve!